la nuova presentazione e selezione colori denominata Adamantia Mix, la Candis intende mettere in evidenza nuove possibilità decorative create dai punti luce di Adamantia in abbinamento ad alcuni prodotti decorativi già commercializzati da Candis, quali Pashmina, Vintage ed Etnica Argento Light. Il toner Adamantia si presenta in forma di polvere argentea che sarà addizionata nella proporzione di un toner per ogni latta di prodotto decorativo scelto da 2,5 litri. Dopo aver individuato e scelto sul catalogo il prodotto decorativo, seguire le eventuali indicazioni di aggiunta e preparazione tinta riportate sotto la pastiglia. Aggiungere nelle proporzioni suggerite il toner colorante scelto ed il toner Adamantia, procedendo poi alla perfetta dispersione e omogeneità di tinta, girando il prodotto con una spatola in modo manuale o, meglio, con agitazione meccanica. La parete da decorare deve essere preventivamente preparata con due mani di fondo ATF bianco per Etnica Argento Light o fondo ATF iridescente colorato per Vintage e Pashmina. La prima mano diluita con acqua al 20%-25%, la seconda al 15%-20%. La Candis consiglia vivamente l'utilizzo dei propri fondi di preparazione in quanto ritiene siano i più idonei per valorizzare l'aspetto estetico, nonché la compatibilità dei prodotti nelle varie mani di applicazione. L'aggiunta di Adamantia renderà il prodotto decorativo unico e prezioso, senza modificare le caratteristiche quali facilità di applicazione, viscosità, colore o altro. Modificherà esclusivamente l'aspetto finale della decorazione, impreziosendola. Per le modalità di applicazione di ogni singolo prodotto, fare riferimento ai relativi video di Etnica Pashmina e Vintage. Per maggiori informazioni o dettagli sul prodotto, richiedete i cataloghi Antiche Terre Fiorentine presso i rivenditori autorizzati Candis o visitate il nostro sito internet per consultare le schede tecniche di ogni prodotto.